Tariccio da Marx, la conclusione dalla media non va, Toscano a rimbalzo, fallo e canestro. Torna a ricevere l'italo cubano che va verso il centro, blocco da parte di Berti, Moreno scarica per Arci, la conclusione da tre punti, risponde anche lui. Pressante da parte di Sanford, Mussini extra pass, tiro da tre di Moreno, niente da fare. E a rimbalzo va a segno Giacomo Zilli, ricevuto Mussini in post basso, la palla per Moreno, gran passaggio per Tomassini. 7 secondi alla fine del possesso, Marx prova a penetrare fino in fondo, non sbaglia questa volta, sorveglia poco la difesa di Forlì l'area. Arci lotta sotto l'area, in area non succede niente, rimbalzo per Berti che scarica, Mussini da tre punti a segno ed è time out. Va da Arci, ancora Marx, palla dentro per Zilli, tutto regolare, canestro per Giacomo Zilli. Nonostante gli errori un grande giocatore continua a tirare. Palleggia resta il tiro di Marx che a sua volta risponde, meno tre di nuovo per la Tramec. Marx per Lustra, scarica per Toscano che attacca, gran passaggio per Zilli che schiaccia. Arci 7 secondi alla fine del possesso, ribaltamento totale per Toscano che va fino in fondo e riporta la Tramec sul meno 6. Ancora mantiene attaccato adesso da Benvenuti, Mussini mismatch favorevole a lui, la palla fuori per Toscano che riceve, tira da 3, segna Daniele Toscano. Forse Tomassini scarico per Arci, ancora Tomassini costretto fuori dall'area, 5 secondi alla fine del possesso, la palla fuori per la conclusione a 3 punti da parte di Moreno. 5 punti filati che fanno molto male alla Tramec. Risponde Arci con la personalità da veterano che possiede. Berti si fa vedere, riceve Marx, blocco da parte di Berti, Marx che si porta via il suo avversario e alla fine con un perfetto assist serve Berti, penna che mette il tocco finale, il lieto fine ad una partita in cui l'ha visto assoluto protagonista. Qui Mussini fino in fondo segna il pleonastico canestro che vale il finale 69-58, la Unieuro vince e sbanca la Milwaukee di Nelly Arena, la Tramec 100 perde per la seconda volta in questa stagione in casa, una partita in cui la giornata al tiro della Tramec e l'ottima difesa di Forlì hanno inciso.